Ben trovato a Roberto Fico, collegato con noi da Napoli, deputato e presidente della Commissione di Vigilanza RAI. Ben trovato, ha sentito com'è che andiamo, cosa ha detto Berlusconi, dove andiamo, Orsinger? È quello del Movimento 5 Stelle, è un pericolo assolutamente grave, andremmo al disastro. Al disastro, Fico. Io penso che un personaggio come Berlusconi parli da solo. Io credo che nel nostro paese ci sia un incubo e quest'incubo è Silvio Berlusconi. A Firenze si è riaperto il processo sulle stragi, dovremmo avere titoli, le stragi del 93, dovremmo avere i titoli su tutti i principali quotidiani, su tutti i principali telegiornali e sembra che la notizia non interessi. Io dico che Berlusconi è stata una persona che ha ospitato summit mafiosi nella sua villa di Arcore, è una persona dove il suo braccio destro dell'Utri è condannato a 7 anni per mafia, è una persona che dal 74 al 94 ha stretto patti con la mafia finanziando la mafia e allora queste persone devono essere cacciate dal nostro paese e devono andare al massimo in galera. Allora, Fico, devono andare al massimo, nel senso devono andare in galera, secondo Fico. Senta, siamo alle battute finali, no, della campagna elettorale in Sicilia. Abbiamo sentito le parole di Berlusconi, io però vorrei parlare di voi, vorrei parlare di Cancelleri. Cancelleri dice di puntare alla vittoria, mi dice però, insomma, adesso immagino che lei si auguri che vincerete, ma quale percentuale considerate soddisfacente? Noi vogliamo governare la prima regione con il Movimento 5 Stelle, dovrà essere la Sicilia. Abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo scritto un programma partecipato con i cittadini siciliani, abbiamo lavorato in quest'anno nella regione Sicilia in questi anni molto bene negli ultimi 5 anni. Lo do per abbiamo detto che voi ritenete di vincere, no? Io le chiedo però, c'è una soglia che vi siete dati? Non esistono, non esistono soglie. Io dico che noi andremo benissimo in Sicilia e vogliamo vincere per portare il programma applicato alla regione Sicilia e far comprendere e capire come può esserci un'isola come la Sicilia diversa, che è un laboratorio fondamentale per lo sviluppo anche di tanti progetti a livello italiano, come le energie rinnovabili, come l'agricoltura, come lo sviluppo sostenibile del territorio, l'economia del vicinato. Senta, abbiamo Fico, un progetto, un programma straordinario che non vediamo l'ora di applicare. Mi piacerebbe che riuscissimo a fare un ragionamento e ho diverse domande, no? Allora le chiedo, lei dice non esiste una soglia, mi perdoni se insisto, però io le chiedo la questione della soglia perché dico se anche voi andaste bene e Cancelleri arrivasse primo, poi avete il problema però con chi governate se non ce la fate da soli, a chi guardate? L'assessore a rifiuti ce l'hanno già scavata. Dobbiamo vedere quanto percentuale la lista prende. Quanta percentuale la lista prende, tutto qui, adesso vedremo, ma possiamo anche farcela ad avere anche la maggioranza in Consiglio regionale, perché vi ricordo che il voto su Giancarlo Cancelleri come Presidente porterebbe anche il listino del Presidente, dove ci saranno un tot di consiglieri che si aggiungerebbero ai consiglieri di lista. Quindi noi puntiamo ad avere la maggioranza nel Consiglio regionale e la Giunta regionale. Poi, se non sarà così, vedremo. Allora, ascolti, nel frattempo Fico, volano diciamo un po' di stracci, no? Siete stati protagonisti negli ultimi giorni di un po' di polemiche. La prima, Angelo Parisi, sì, assessore ai rifiuti da voi designato, perché ormai doveste vincere, è l'autore di post e tweet, vogliamo dire, un po' forti. Ha scritto, tra l'altro, a proposito Rosatellum, sì, ha scritto: Rosato, se questa legge sarà cassata dalla Consulta, noi ti bruceremo sul rogo vivo. Ok? Punto di domanda. Io le faccio la domanda, ma le faccio anche una premessa. La prego, non mi dica quante cose brutte ci sono negli altri partiti, perché io considero che non ci sia una gara aperta a perdere, diciamo. Mi piacerebbe fosse una gara a salire, a crescere. Quindi le chiedo, questo signore, non si poteva trovare un altro assessore? Le ricordo le parole di Moretti, chi pensa male e poi anche, chi parla male e poi anche pensa male. Prego, Fico. Sì, io le dico che
Ciò che ha scritto Parisi è da condannare al 100%. Ha scritto una stupidaggine e la politica si deve senza dubbio evolvere anche nelle parole, negli atteggiamenti e nei modi. E quindi chiediamo scusa ad Ettore Rosato, non c'è ombra di dubbio su questo. L'abbiamo già detto, l'abbiamo condannato subito, l'abbiamo detto tutti. Rosato ha detto quanti. Però che nessuno di voi l'ha chiamato, gliela faccio una telefonata a Rosato? Ma con Rosato è che non ci siamo visti gli ultimi giorni in aula, ma è chiaro che ci sono le scuse che vanno ad Ettore Rosato. Le sto facendo adesso qui in diretta, non è un fatto di chiamarsi o non chiamarsi, è un fatto di esprimere la solidarietà ed esprimere soprattutto il disappunto per certe parole. Questo è stato fatto subito da Beppe Grillo, da Luigi Di Maio, da tutti quanti. Dopodiché e adesso lo sto facendo io in diretta, non c'è nessun dubbio su questo. L'assessore me lo spiega perché, cioè adesso ci saranno delle altre persone in grado di fare assessore per voi, non ho dove mai vincesse. Non ho sentito su questo Giancarlo, però ho letto che cosa ha detto e ha detto che ha delle grandi competenze e che lui è in grado, insieme ad altri, di realizzare quel progetto che non è un uomo solo al comando, ma è una squadra. Quindi nella squadra rientra anche questa persona, Parisi, e quindi io mi fido di quello che ha detto Giancarlo Cancelleri. Allora, Fico, ma si condanna questo atteggiamento. Secondo lei, ma gli oltretutto, odiatori del web anche sono Parisi, un problema o no? Faccio interrompere con gli odiatori del web sono delle persone che secondo me usano male il web, che vanno condannate, ma così come ci sono gli odiatori delle TV, così come ci sono gli odiatori delle radio, è un atteggiamento di alcune persone che va condannato, tutto qui, in ogni dove, in ogni luogo, in ogni posto dove si comunica, non è solo la rete, sono tanti i luoghi dove gli odiatori non vanno bene perché sviluppano una politica che non è una bella politica, ma una bassa politica. Bene. E uno che dice ti brucio sul rogo sarà un odiatore del web, e noi proprio l'odiatore del web dobbiamo scegliere come assessore. Però insomma mi fermo qui perché ovviamente lei dice che Cancellera ha detto se lo tiene. Parisi ha chiesto scusa su questo, ha scritto un lungo post dove spiega tutto e adesso sarà in capo a Giancarlo e al Movimento 5 Stelle della Sicilia a fare le proprie valutazioni, ma che mi sembra che abbiano già fatto. Però detto questo, è chiaro che io non è che voglio dire adesso negli altri partiti eccetera eccetera, però è davvero incredibile che si parla poco di Micciche, che si parla poco delle liste degli impresentabili veri che sono all'interno delle liste di Musumeci. Io ho letto questa mattina l'intervista di Micciche su Repubblico, il Corriere se non sbaglio, non ricordo, anche noi ma è un'intervista allucinante, è allucinante, cioè, esatto, perfetto, è allucinante. Sì, io li rivendico, vedere l'abbiamo ce ne ho messi io, c'è una persona che ha 21 capi d'accusa, ma l'avvocato di questa persona mi ha detto che alla fine si risolverà magari con rinvio a giudizio solo di un capo d'accusa, e allora io ce l'ho messo dentro, forse ho sbagliato, ma no. Queste persone qui, queste responsabilità, questo atteggiamento, queste sono le situazioni che fanno allontanare le istituzioni dalla politica, dalle persone, e le persone dalle istituzioni. Oh, però, sono persone come Micciche, queste liste di impresentabili che devono essere cacciati, che non devono essere votati, che non devono avere proprio la possibilità di candidarsi. Ognuno guarda in casa sua, Fava ha parlato dell'inopportuna candidatura per il Movimento 5 Stelle di Giacomo Di Destri, cugino dell'omonimo presunto capomafia, sotto processo per associazione mafiosa. No, non ne abbiamo, perché questa è una storia che non è collegata in alcun modo al nostro candidato. Punto. Già l'abbiamo detto in tutte le salse, e questo è un voler, non so perché, di Fava buttare di fango su di noi, ma non abbiamo nessun problema. Cioè da il tema punto è che cugino vista. O non cugino, le nostre è una liste persona sono, e fa storia le nostre a sé, liste questo dite voi. Sono le... Sì, ma non c'è proprio nessun legame con quella vicenda, zero legami da nessun punto di vista, significherebbe dire questa persona non può fare più niente nella vita, invece se è una persona onesta e valida non ha alcun problema, tutto qui. Invece dove ci sono dei problemi reali, dove ci sono le persone che hanno capi d'accusa in prima
persona, così come dice la giurisprudenza penale, che ha responsabilità penale in capo alle persone singolarmente, vengono candidate senza nessun problema. E la cosa incredibile è che Musumeci nemmeno sa di queste persone candidate, dice di averlo scoperto, mai lavorare, evolvere la politica, fare le cose per bene. Qualcuno si è chiesto come sceglierà gli assessori se glieli sceglierà sempre Micciché. No, è chiarissimo questo modo, però... Le ripeto, noi ne abbiamo parlato ampiamente noi nel corso della puntata. Noi andiamo per la nostra strada, in modo tranquillo, seria. Ecco, io infatti voglio sapere la vostra strada, Fico. Siccome, ripeto, quella è un'accusa che vi è stata rivolta da Fava, lei mi ha detto cosa avete risposto a Fava, me lo ribadisce, bene così. Molto... Dopodiché però io voglio tornare sul tema delle elezioni, perché c'è la Sicilia, poi ci sono le elezioni, diciamo, nazionali, e di nuovo lì, poi uno alla fine un'idea ce la deve avere di cosa farà dopo. Poniamo che, perché voi dite sono tutti coalizzati contro di noi, no? Può anche darsi, dopodiché però se poi voi non potete governare da soli, avete un'idea della direzione almeno di dove guardare? Noi abbiamo fatto una strada faticosa, lunga, in questi ultimi 12 anni per arrivare in Parlamento e per cercare di modificare le priorità dell'agenda politica del Paese, mettendo al primo posto le persone, l'aiuto e la solidarietà alle persone che sono in difficoltà, il reddito di cittadinanza, la sburocratizzazione per le imprese, far ripartire in un modo diverso il mercato del lavoro. Abbiamo cercato di unire le persone, non di dividerle. Ora, nel momento in cui siamo forse per la seconda volta in Parlamento, nella nuova legislatura, ma potremmo mai buttare tutta questa esperienza a mare con un'alleanza, con un Salvini, con un Berlusconi, con un Renzi? Fare. Ma di che cosa stiamo parlando? Quindi semplicemente non lo voi non potete fare. Mai noi dire, abbiamo detto un delle cose e chiedete agli altri di votarlo, no, mi pare, no? Esatto, su punti fondamentali, ma in ogni caso le prossime elezioni possono consegnare con difficoltà, ma possono una maggioranza al Movimento 5 Stelle. Basta mettere una X sul simbolo del Movimento e costruire un paese diverso. È quello che stiamo cercando di fare. Ma io dico anche con molta umiltà, con molta difficoltà. Perché Di Maio ha fatto appello al Capo dello Stato perché non firmi il Rosatellum. Il Capo dello Stato potrà fare qualcosa, l'avete fatto solo come gesto così eclatante, quello di rivolgervi a Mattarella? Noi abbiamo fatto varie cose rispetto al Rosatellum. Abbiamo scritto a Mattarella, abbiamo fatto un ricorso verso la Corte Costituzionale perché è chiaramente in alcune parti per noi incostituzionale. Dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per dire che questa legge elettorale non va bene, così come abbiamo fatto su altri temi. Ormai il Paese lo sa, noi non ci fermiamo mai davanti a niente, possiamo avere difficoltà, possiamo avere fatica a fare certe cose, ma alla fine andiamo avanti, alla fine cerchiamo di fare la cosa giusta, alla fine cerchiamo sempre di rispettare ciò che hanno detto gli elettori. Le chiedo due telegrammi, Fico, se dico, devo andare in pubblicità, le chiedo due telegrammi, se dico la parola dissidente, si offende? Ma certo che non mi offendo, perché non significa niente, è un'attribuzione ridicola che ogni tanto lo declino dal vocabolario, diciamo, però le è stato attribuito, le piace, le dispiace, non le piace, mi dica, però in una battuta. Ma non mi piace, perché ogni persona che partecipa al Movimento 5 Stelle costruisce con le altre la politica che il Movimento fa, tutto qui, e va quindi bene. Ognuno mette il suo, Senta, con la Di sua Maio ovviamente il suo migliore amico, e le sue doti. Luigi è il candidato premio del Movimento 5 Stelle, ci conosciamo da moltissimo tempo e anche Luigi, da portavoce Presidente del Consiglio, mette in campo le sue doti, le sue qualità. Ma Fico non è venuto fuori, non ce la può fare. Fico, grazie per essere stato con noi, devo andare in pubblicità. È un amico, sto spiegando com'è, un amico, certo. Ciao. Andiamo in pubblicità.